presentata a Teramo la lista di Forza Italia alle prossime amministrative di giugno. A concorrere saranno 32 candidati, 16 donne e 16 uomini, 5 dei quali uscenti: Mario Cozzi, Mirella Marchese ed Eva Guardiani, ex assessori dell'ultima giunta Brucchi, Emilio Di Matteo e Giuseppe Grande, ex consiglieri. A fare gli onori di casa, il vicepresidente del Consiglio regionale Paolo Gatti, insieme al neoparlamentare Nazario Pagano e al coordinatore provinciale Vincent Fanini. La lista di Forza Italia al Comune di Teramo, lei mi diceva una lista interessante, perché? Beh, una lista molto interessante, una lista di rinnovamento, una lista che però poggia le proprie basi sull'esperienza di figure altamente qualificate che hanno una rappresentanza importante qui alla città di Teramo, una lista che evidentemente abbiamo cercato di rappresentare tutte le fasce sociali. Ci sono persone, professionisti, persone della società civile, insomma gente che ha voglia di fare, gente che è piena di energie e di entusiasmo, e questo è quello che andavamo cercando. Una previsione: Forza Italia primo partito o sarà superato dalla Lega? Ma noi di sicuro Forza Italia quest'anno, mi sento di dire, la lista di Forza Italia a Teramo farà molto meglio di 4 anni fa qui a Teramo, questo ne sono convinto. Sugli amici alleati della Lega non posso fare previsioni evidentemente, ma Forza Italia certamente farà parlare di sé. Un sindaco Fratelli d'Italia vi convince? Assolutamente sì, Gian Donato Morra è un amico, un collega, intratteniamo rapporti ultraventennali, consolidati, persona autorevole, persona seria, persona onesta, una figura assai qualificata, spendibile, che saprà rappresentare le istanze dei cittadini teramani. Alla presentazione della lista di Forza Italia a Teramo è intervenuto anche l'ex sindaco Maurizio Brucchi, per la verità alquanto defilato e isolato. Forzista della prima ora, Brucchi sembra non aver più quell'appeal politico di qualche anno fa.